Oggi pittura materica. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente un po' di pittura, un bel astratto che ne dite su fondo materico preparato a carta. Se volete vedere come fare i fondi materici con carta, vi lascio qui il video di riferimento. Bene, adesso andiamo a dipingere insieme. Vi anticipo che il titolo della mia opera sarà Coscienza sociale, e adesso andiamo a scoprire perché. Ed eccoci pronti per dipingere il nostro primo astratto materico insieme. Voglio fare un quadro che abbia anche della doratura, quindi acrilico e foglia oro. Lo intitolerò La coscienza sociale, poi vi spiegherò il perché. Cosa mi occorre? La tela con preparazione materica in carta. Se vi siete persi il video in cui vi ho spiegato come si prepara una tela materica, ve lo lascio qui dove c'è la I col pallino. Poi dei colori acrilici, naturalmente io userò il tono del nero e dei toni di verde turchese. Poi dei pennelli da poco conto, perché sulle superfici materiche io vi sconsiglio, se a meno che non siano dei quadri cui la matericità la immettete con il colore, ma se sono dei fondi molto ispidi, molto ruvidi, rovinereste le setole del pennello e sarebbe un vero peccato. Poi della gomma lacca naturale o un qualunque lucido per finitura della tela. Poi per la doratura della missione, io ho della missione istantanea, anzi questa è una missione a 15 minuti, foglia d'oro non zecchino, una foglia d'oro francese, il cuscinetto da doratore e il coltellino per tagliare la foglietta, ma molti la mettono sulle mani e la poggiano direttamente, quindi io ve la sto a fare difficile perché ve la racconto giusta, però anche con senza questi strumenti e solo la foglietta e la missione potete fare il lavoro. Una ciotolina con dell'acqua e delle ciotoline per stemperare il colore. Cominciamo subito. Come prima cosa preparo il mio nero ad acrilico e do un fondo nero che stempero con dell'acqua per agevolarmi il lavoro su tutta la tela. Per insinuarvi all'interno delle pieghe dovrete proprio tamponare pigiando e sfregando tenacemente. Proprio per questo io non vi consiglio di usare dei pennelli di ottima fattura, perché veramente stressereste troppo le tele. Una cosa che necessita ad un pittore, sicuramente ad un astrattista, sono dei pennelli da fino, cioè dei pennelli da con prestazioni buone, ottime, quindi dei pennelli buoni, ma anche dei pennelli da combattimento, diciamo così, da immissione impetuosa. E in questo caso ce ne sono tanti in giro e sono quelli che conviene maggiormente usare. Non per questo però non dovete curarli come quelli buoni, perché sennò se dovete comprare dei pennelli scarsi ogni volta che dovete fare un quadro materico vi costa comunque un capitale. Una volta asciutto diamo una seconda mano di nero un pochettino più scomposta e all'interno del nero mesciamo anche altri colori. Io qui ho un turchese, ciò che rimane di un verde scuro, sì, che vado ad inserire in maniera scomposta prima del nero, così su tutto. In maniera scomposta ma studiata, ovviamente la metto soprattutto nelle parti più frastagliate, quindi poi ancora nero quindi è un nero un po' sporcato da altri toni. Una volta asciutta tutta la superficie del nostro quadro, applichiamo la missione. L'applico sempre col pennello, anche se sporco non ci fa nulla. La missione non perderà la sua carica adesiva e vado ad introdurla lì solo dove voglio che la foglia oro si stagli. Ok, facciamo trascorrere 15 minuti prima di applicare la foglietta d'oro. Prima di procedere io macchierò anche delle zone,
così in maniera del tutto casuale. Ok, e lascio asciugare. La missione capirete che è pronta quando sarà totalmente trasparente, ma ancora al tatto appiccicosa. Bene, adesso prendo la mia foglietta d'oro, la divido in quadri. Se avete le mani sudate, passatele nel borotalco. Magari ci sono persone che hanno una sudorazione maggiore sulle mani. Quindi facciamo aderire perfettamente la foglietta sulla nostra zona da dorare. Questa è una tecnica di doratura molto alle spicce, ragazzi, perché per i quadri è impensabile, specie per un quadro così istintivo, così veloce, è impensabile fare una tecnica con tutti i crismi come quella che mi avete visto fare sulla doratura. Perderebbe anche pathos il quadro stesso, diventerebbe una cosa lenta, quando in realtà questo quadro tutto vuole essere fuorché suscitare sensazioni di calma, quindi non vuole essere una cosa lenta. Quando si appone l'oro in porzioni così frastagliate, per facilitare l'immissione mettetene un pezzo e poi sopra mettetene un altro pezzo e pigiate col pezzo di sopra, in modo che in cui non ha preso la foglia sotto va a colmare la foglia superiore. Quindi 1 2, e col pennello, vedete, adagiate su tutto, quindi dove non aderisce quella inferiore sicuramente arriverà quella superiore. Piego e vado. Ok, a questo punto ho messo oro un po' su tutto, è il momento della spolveratura. Quindi prima di spolverare con un batuffolo di cotone pigio e presso l'oro. Voilà. E adesso con un pennellone morbido anche da make up, comincio a rimuovere l'eccesso di foglietta. Con dei movimenti rotatori che vadano a togliere e a mettere dove ci sono le micro lacune, tipo qui. Vedete, questa che cade non la buttate via e pressate bene sulle micro lacune. Poi piano piano elimino l'eccesso di foglietta. A questo punto riprendiamo il nostro colore base e il nostro pennello. Prendo questo con l'oro perché tanto mi fa anche comodo che abbia qualche pagliuzza. Scarico un po' il colore su una salvietta e inglobo, faccio in modo che l'oro venga fuori un po' così dall'oscurità. Quindi con pennello molto leggero sporco alcune zone sommitali dell'oro. Sia col nero che col verde scuro, che uso quasi a secco, proprio a simulare l'ossidazione. E se sporco troppo l'oro, prendo una salvietta e tiro fuori. Prendo un po' di turchese, lo immetto
E a questo punto prendo della gomma lacca naturale e la passo copiosamente su tutta la superficie. Questa servirà per donare nuovamente brillantezza all'oro che abbiamo un po' spento col passaggio degli acrilici e per fissare le microparticelle di oro magari ancora rimaste un po' volanti. In più, tutto ciò renderà l'acrilico, che notoriamente ha un finish matte, lucido a specchio. Potete usare anche una vernice lucida per sigillare l'oro, le particelle e rendere tutto lucido. Io ho la gomma lacca, quindi anche, sapete cosa? Anche il vernidas, se ve lo trovate in un'opera come questa, è bellissima come finitura. Il mio coscienza sociale è pronto. Ora ve lo spiego perché l'ho chiamato coscienza sociale. Coscienza sociale si chiama così perché è proprio un urlo di denuncia, una constatazione di quella che purtroppo in questo momento è la coscienza sociale. Ho messo sulle sezioni auree l'oro. La sezione aurea è quella che attira subito l'attenzione, no? È quello che la nostra società vuol raccontare di sé, una società dorata, rilucente, risplendente, ricca di interiorità, ricca di principi. Però questi principi dorati sono molto corrugati, molto accartocciati, fintamente rilucenti. In realtà quello che riluce è qualche picco in un profondo nero di coscienza, che è la maggior parte dell'opera. È sulla sezione aurea l'apparenza, mentre nel fondo nero, questo profondo buco nero variegato di un verde, il verde è il colore anche del terreno, no? Del molto attaccato al terreno, che lo satura in qualche maniera, così come questi colori sporcano anche questa iridescenza dell'oro. L'oro è quello che vorremmo essere, il nero è quello in cui stiamo precipitando. Quest'oro si sta sgretolando e stiamo andando verso una fase di nero assoluto. E anche l'oro che ho usato è un oro finto, quindi anche quello fintamente dorato. Non è tutto oro ciò che luccica. In pratica è questo il senso di coscienza sociale, è uno spaccato, un baratro di un oro finto che ci sta facendo precipitare verso il nero assoluto. Io spero che tra qualche decennio possa dipingere ripresa sociale, userei dei toni molto più distesi e magari nessuna foglietta metallica che dà quel senso di freddezza e di, anche se caldo, dà sempre un senso di distacco, di alias, di qualcosa di diverso dalla materia con cui siamo fatti noi, no? Di metallico, di fittizio, di cibernetico in qualche modo, e quindi magari, ecco, una società pacificata mi piacerebbe di più da dipingere. Bene, questa è coscienza sociale spiegata da me, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto vedere la resa, spero che vi sia piaciuto vedere l'immissione dei materiali. Naturalmente su un quadro astratto, ragazzi, c'è poco da dire, è la mia sensibilità, è quello che io ho fatto, è quello che io appendo a una parete, non lasciandolo isolato. Ecco, un modulo di questi io lo farei affiancare da un racconto, ecco, un racconto astratto, un racconto che conosco solo io che sono l'autore, perché il quadro astratto comunque non va raccontato, deve essere percepito, però un mio racconto che dia traccia di quello che è il mio sentire sociale. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Un grande bacio, ciao! Visto, è così che prende vita un astratto, da una sensazione, un movimento interiore della coscienza che viene a esplicarsi attraverso le forme e i colori della sensibilità di ognuno di noi. Ecco perché giudicare un astratto è un qualcosa di veramente difficile. Un astratto non andrebbe spiegato, un astratto dovrebbe parlare alle sensazioni, alle emozioni di ognuno di noi, e quindi è passibile di goduria o fastidio a seconda di chi lo recepisce. Un astratto, sì,
dice qualcosa a tutti, ma non dice a tutti la stessa cosa, quindi tenetelo sempre ben presente. Qui più che altro mi faceva piacere farvi vedere come su un tecnicismo del supporto preparato a carta potessero inserirsi altre tecniche come la doratura e la sovrapposizione dei colori. Io ho usato gli acrilici, ma vanno bene anche i colori ad olio. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, pennellatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta. Enzino vi aspetta tutti su Poti Toys e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!